Aspetta, aspetta. Che? Aspettami qui. E mo questo che fa? Sarebbe venuto a farci auguri. Ragazzi, che dobbiamo fare? Vatti a fare una passeggiata, va! E andiamo. È stato bellissimo. Non è bellissimo, sembrava che è stata una tangenziale. No, non mi sono accorta di niente. È vero. Ma non l'hai capito? Che c'è da capire? Che ti amo. Che voglio stare con te. Aspetta un attimo, fra... Che? Ma è tardi, fra, corri! Ho capito, un attimo, mi sono incastrato! Aia! Oh. Senti, ma noi quando è che lo faremo in un letto vero? Così tanto che... E che ne so? Ti posso fare una domanda? Un'altra. Ma come si tira su sto coso? La manovella. La manovella. Lo sai che lavora in biblioteca mi piace? C'è silenzio, pace, nessuno che rompe coglioni. C'è pure un capo carino che mi riaccompagna in macchina. Magari c'è pure qualche libro da leggere ogni tanto, così. Tipo Tex? Tipo Tex, sì. E c'è qualcosa contro Tex? No. Guarda, Tex è un figo, eh. C'ha bisogno di niente, lui, di niente e di nessuno. Niente soldi, niente casa, niente amici. Sempre a cavallo. Poi se c'è qualcuno che non gli piace o in un posto c'è qualcosa che non va, lui si ferma. Mi sa che è tardi, devi rientrare. Sì, lo fa tardi, sì. Allora vado. Ciao, a domani. No, non mi sto vedendo con nessuno. Perché non mi va? E tu? Ti stai vedendo con qualcuno? Senti, guarda che me lo puoi dire. Si vede che non ti piace abbastanza, sennò te l'hai già scopata. Sto a casa nuova. Ma che, no, abbiamo appena cominciato i lavori. Forse per Natale. Vabbè. Vabbè, senti, Matteo, hanno citofonato. È arrivato il parchettista, ti devo lasciare. Anche tu. Grazie. Ciao.
Vabbè, io vado via. Non continuiamo? No, no, oggi non mi va. Ma che c'hai? Niente. Ci vediamo domani. Ok. Ciao. 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 Salve. Salve. E vorrei pagare e prenotare un campo per domani. Lo stesso di oggi, se è possibile. Subito. Gaia Leonardi. Scusi un attimo. Ciao Ilaria. Sì, sono qua. Sto andando via. Che oggi non mi va. No, non l'ho sentito, Matteo. No, ce l'ho... Non c'è uno nuovo. Le mani? Che mani? Dai. Ci sentiamo dopo, sto pagando. Ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei pagare, per favore. Certo. Qual era il campo? 5. 5, 5. Ah, sì, quello che aveva prenotato la signorina Ilaria. Posso pagare? Facciamo così. Per oggi è gratis. No, scusi, perché? Perché ti invito io. Se io volessi pagare lo stesso? E se io volessi sapere come ti chiami? Di solito ci si presenta prima di chiedere il nome. Stefano. Ok, Stefano. Grazie per il campo, allora. Non mi hai detto il tuo nome, però. C'è scritto sulla prenotazione. Ciao. Buongiorno, posso esserle utile? Ho visto un appartamento in via Macerata, possibile? Ciao, Vilma. Ciao, ma Franco non è venuto? Sì. E credo che sia giù in teatro. Abbiamo trovato il nuovo tecnico Luci. Franco, genio. Ok, adesso funziona tutto. Genio, che genio. Ho messo solamente un'altra linea perché quella prima era la sovraccarica. Ok, ormai è ingaggiato, non lo molliamo più. Ma che è ingaggiato? Che è? Gliel'ho detto che io una sera ho un impegno, almeno per qualche giorno. Cinque, dai, 5 giorni. 5. Però sta attento, però, che non sei manco assicurato, eh? Sto attento. Prova. Qui c'è ancora un po' d'ego. Sì, aspetta, vengo giù che si sta... Servirebbe pure a me un elettricista bravo come Franco. A casa mia il contatore salta sempre e si fulminano tutte le lampadine. Scusa, perché non glielo dici? Ma è un lavoro uno, ci vogliono un sacco di soldi. Ma va, ma Franco per te lo fa pure gratis, ma te pare? È mica giusto, lui c'ha più bisogno di me. Perché scusa, dove devi andare? A Termini, oggi portano il tram storico. Quello che guidavi te? Non c'ho mica 100 anni. Voglio vedere se hanno azzeccato i colori. Bravo, va, controlla. Arrivederci a tutti, buon lavoro. Ciao. Ciao Giulio. La conferma delle trattative in corso ha messo le ali al titolo, dopo che l'assemblea dei soci privilegiati aveva espresso il proprio dissenso sui termini del concambio. Ma cosa devono esprimere quelle mummie? A scanso di equivoci, i vertici... Sono le 7:15, andiamo? Dai, se non tuo madre si incazza. E che si incazza? Ha già chiamato un taxi. Ma quale taxi? Prendo la macchina. Corona, mi fa un favore, la mia stanza è un casino. Grazie. Pronto? Ciao, sono Stefano. Stefano chi? Quello del tennis. Scusa, come hai avuto il mio numero? L'ho letto sulla prenotazione. Gaia, ti ci metti anche tu? Arrivo. Sta uscendo. Ah, d'accordo, allora faccio subito. Ti va di uscire a cena con me domani sera? Come, scusa? Ti va di uscire a cena con me domani sera? No, guarda, domani sera non posso, ho un impegno. Allora facciamo sabato sera? Facciamo che ti chiamo io, eh? Ci sentiamo. Ciao.
Buongiorno signora, come sta? Bene, il solito? Sì, grazie. Allora, eccolo. Grazie mille, eh. Prego. Ciao. Ciao. Io mi chiamo Andrea. Io sono Enzo. Che ci fai qua? Diciamo che ci lavoro. Canti bene. Grazie, no? Al massimo sono intonato. Ti va di fare due passi? Sì, volentieri. Dove stai andando? A casa. Io abito qui vicino. Ma dai, anch'io. Ah sì? Sì. Strano. T'ho mai visto. E mi sa che non hai guardato bene. Che facciamo? Ce lo scambiamo il numero? Sì. Però preferisco un appuntamento. L'abbiamo fatta pure stavolta. Di nuovo libero. E bravo, bravo. E hai trovato pure lavoro. Una bella fortuna. No, veramente buona condotta. Però la buona condotta la devi tenere sempre, lo sai. Mica male la moretta. Bravo. E fila dritto, mi raccomando. Che c'è? Qualcosa che non va? No, no, niente, niente. No, è che a Franco gli ho fatto gli auguri. È una giornata importante per lui. Sì. Ma chi è questo? Non ho niente da un coglione.
voi siete pazzi. Occupare una casa è l'ultima cosa che dovete fare. Intanto perché è ingiusto. E poi in caso di sgombero, perché prima o poi finisce così. E prima di andarci di mezzo è Franco, che è libertà condizionata, deve stare attento. Ma io è proprio di lui che mi preoccupo. Da quando è in libertà è tornata a stare a casa dei suoi. E stanno sempre a litigare. Prima o poi finisce male, io me lo sento. Lo so, ma bisogna aspettare. La domanda al comune prima o poi si sblocca. Ma intanto datevi da fare, ma è possibile che non trovate una cosa in affitto, magari una camera? A trovarsi trova, non è quello il problema. Il problema sono i soldi. E poi anche la posizione sua, che non è che stanno aspettando noi. Poi io non posso portarlo a casa mia, perché la padrona di casa è stata Chiara. Poi appena sente parlare di Franco... Eccomi. Buone notizie? Mica tanto. Io ve l'ho detto, sposatevi e avete risolto il problema. È lei che non vuole. Senti, io non mi sposo per far contento il comune, già te l'ho detto. Io prima voglio la casa. No, d'oro no. No, ti prego, è atroce. Ma però sono tutto bianco, quindi... Sono molto carine, però costano Senti, un sacco. Senti, ma come i tuoi occhi? Non lo so. Costano un sacco. Quante ce ne vorranno per tutto il bagno? Sono minuscole. Scusi, senta, se la mia amica scegliesse queste, quante bisogna ordinarne? Come tu vuoi. No, non mi sei spiegata. No, quanto io voglio. Per il bagno, quante dobbiamo prenderne? Scusa, non parlo italiano. Ma come non parli italiano? Ho scoperto fino adesso. Grazie, non importa. No, vabbè. Dai, glielo chiedo all'architetto, ma che ne sa questo? Vabbè, senti, ma... L'hai chiamato il bambolotto? No. Cosa? Cioè, non è possibile, Gaia. Mi fosse capitata a me una fortuna del genere. E poi, con quelle mani. E magari ti andavo un po' di pasta? Sì, va bene. Eh no, che va bene, amore di mamma? Va bene per niente, eh? Mica ce la faccio. E allora che me lo chiedi a fare, eh? Capirai, c'è stato un deficiente Reggiani che mi passa a prendere alle 8. Che poi, siccome è vecchio e pure rincoglionito, già lo so che verso le 10, 10:30, gli cala la palpebra e a me mi riaccompagna a casa. E dagli a ride. Vabbè. Oggi ho conosciuto un tipo. Piuttosto simpatico. Ah, sì? Sì. Ma dove, in chiesa? Sì. Oh, no, guarda che non gli devi dare confidenza a quelli del coro, quelli sono tutti mezzi preti. Te l'ho sempre detta a mamma. Se proprio te va a decantare, tu canti, però poi te ne torni a casa. Non è che ti metti a fare comunella con quelli. Mamma, ma li hai visti bene? No, è uno che ho incontrato alla stazione. E mi è venuto dietro fino in chiesa, però. Ti è venuto dietro? Sì. Speriamo bene. Comunque, ricordati, il mondo è pieno di stronzi. Vabbè. Che fai domani mattina? Ci passi tu a ritirare l'affitto? Sì, ci passo io, stai tranquilla. Vabbè, e mangia, dai. Che fai con sto giornaletto? Leva? No, no, non mi va, dai, è presto, su. Che presto? Sono le 7:30. Appunto. È solo legale che ci si capisce niente, fa mai notte. Vabbè, io vado. E lava i piatti dopo, eh? Sì. Sei l'unico uomo che conosco che li lava bene e non li rompe. Me vado a cambiare. Questi cambi di turno mi fanno girare le palle. È già la seconda volta questo mese. Meglio così. Le donne devono capire cosa vuol dire mettersi con un poliziotto. Te come la vedi? Io quarta ragioneria e lei laureata. Che dici, può funzionare? Beh, tu hai la divisa. Vabbè, mamma, dai. Hanno detto domani, che sarà mai? Un giorno? Sì, domani, vabbè, come no? Domani come il mese scorso e come 2 mesi fa. Sì, vabbè, ho capito, Enzo. Ho sbagliato io che ti ho mandato a te. Domani ci vado io, voglio vedere come si mettono. Ancora? Ci vado io, non c'è bisogno che... No, Enzo, so pezzenti. O so io come vanno trattati questi. La vita ci metto poco, eh. La metà di loro non c'ha manco il permesso di soggiorno. Senti, mamma, fa come ti pare. Io aspetto una telefonata adesso, però, ok? Ne riparliamo a casa, per favore. Vabbè, sì. Sì, va bene. Ciao. Ciao.
sti morti di fame. Non ci posso pensare. Tutti qua devono venire a rompere i coglioni. Ecco, ti pareva? Una solita fortuna. Ehi, ma dove sei? Guarda, se ti giri mi vedi. Scusa, mi hanno cambiato turno all'improvviso. Ho provato a chiamarti, ma era sempre occupato. Con chi parlavi? Ah, no, con mia madre. Ah. Ma che sei un poliziotto? Sì, perché? Un problema? No, è che non me l'avevi detto. Pensavo si vedesse. Senti, devo scappare. C'è il mio collega che mi aspetta in macchina. Comunque finisco per le 8. Ti chiamo io. Ok. Ciao. Ciao. Ah, Andrea! No, niente. Stai attento. Va bene. Allora, ho 27 anni, sono vegetariana, non faccio sport. A parte il tennis? A parte il tennis. Mi piacciono da morire Radiohead. Vivo con i miei, ancora per poco, e sono laureata. Ah, cosa? Ermeneutica. Interpretazione dei testi antichi. Certo, come no, grazie. E tu invece lavori al circolo? No, il circolo è mio. Cioè, di mio padre. Mi pare che ti invitavo qua se stavo alle prenotazioni. No, è carino. Però, diciamo che non è proprio un posto per noi giovani. Beh, resisti. Dopo andiamo da me. Ah, sì? Non dovevi offrirmi da bere? Giusto. Da quant'è che vivi qui? Un annetto. Come sei ordinato. E questi premi? Ho fatto qualche gara. Ne hai vinte tante. Sono un bravino. Ma lo sai che io studiavo proprio qui, al Manara? Allora è un segno questo. Ma che mi fa strano. Questo è il mio quartiere. Dov'è che vai a stare adesso? E vicino alla stazione. Alla stazione? Ma è un posto de merda. Cioè, scusa, è pericoloso, no? È pieno d'africani. Io ho conosciuto i miei vicini. Sono persone gentilissime. Sì, certo, non lo metto in dubbio. Ci saranno pure persone carine e gentili. Però hai capito dove vai a stare? Dai, su, con tutto quello che spacciano. Che ci fumiamo noi? Beh, io no. Senti, tardissimo, devo andare. Ti accompagno.
Ma no, abito qui dietro. Grazie per la cena. A presto. Ciao. Presto. Ti chiamo io. Senti, mamma. Ieri ho visto una casa molto carina. 800 euro al mese a mezzo cammino. Chi dice troppo? Mezzo cannone? Dai, queste canne, mamma, dico sul serio. Mezzo cammino. Mezzo cammino? Sì. E dove sta? Qua, vicino, sulla Colombo. Sulla Colombo? E cara, sì. Perché me lo chiedi? Perché te lo chiedo? Secondo te perché? Enzo, vai a farla finita. La casa ce l'hai. Appena ti serve me lo chiedi e la liberiamo. Qual è il problema? Ah, sì? E vabbè, allora mi serve. Dai, che facciamo? Ma secondo te? Quanti anni c'ha? Ma chi? Coso? Piero Angela. Era già vecchio quando ero piccola io. Tiè, dai, su, tiè. Enzo! Con chi stavi al telefono poco fa che hai parlato mezz'ora? Con Piero Angela! Mesi d'anticipo, mo pure garanzie da banca. Scusi, ma a me mi sembra un po' esagerato, non c'è nessun modo per venirci incontro. Ma purtroppo i contratti d'affitto sono fatti così. Magari se vuole cerchiamo qualcos'altro. Scusi. Per volentieri. Posso? Pronto? Bruno, dimmi. Ma quando è successo, scusa? Oh, Madonna, no, vengo subito, corro. Scusi, però io adesso proprio non posso più parlare. Arrivederci, mi piace. Si è sentito male per strada e l'hanno portato qui. Dovevamo avvertire e lui ha dato il numero di un centro culturale. È grave? È stato fortunato. Posso parlargli un attimo? Magari pochi minuti. Grazie. Prego. Oh, Giulio. Scusa. Ma dai, Giù, basta. Piuttosto mi hai fatto prendere in colpo, mannaggia a te. Come stai? Boh. Lo so, i dottori fanno certe facce. È il cuore. Ogni tanto mi capita. Però stavolta è stato più brutto. Ma dai, smettila, mi hanno detto che stai meglio. Adesso vai a casa, ti metti a dieta, fai la cura giusta e poi torni meglio di prima. Mi fai un favore? Se posso, figurati. Io ho bisogno di biancheria, un pigiama, un dentifricio. Potresti passare a casa mia? Giù, non lo so, magari questa cosa è meglio se ci mandi un parente, no? Io non c'ho nessuno. Da quando è morta mia moglie è stata sola. E poi... io mi fido di te. Senti, guarda un po'. Apri il cassetto. Ecco, è così. Giulio sarebbe pure d'accordo, anzi, lui non vede l'ora. So io che vorrei stare un po' più tranquilla, però, perché che succede? Noi andiamo lì, lo accudiamo, gli facciamo tutto quello che c'è da fare, per carità, come giusto che sia, però metti che, insomma, un giorno, ho pensato, e più lontano possibile, ovviamente, dovesse
Vabbè, capita la cosa. A noi ci cacciano via. No, 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 questo no. Una volta dentro casa non vi sposta nessuno. Certo, bisognerà adottare qualche accorgimento. Il cambio di residenza, prima di tutto. Poi, per stare più tranquilli, si potrebbe pensare a un'affiliazione. Comunque mica pensavo che la prendessi così. Oh, certo. Mi fate tutto da soli, mo dite dopo. Tanto io non conto niente. Con cui a casa del vecchio non ci vengo, vabbè? Guarda che per noi quella è un'occasione. E capirà che occasione. Vado via da casa dei miei per andare a casa di uno che oltretutto mi sta pure sui coglioni. Ma come fai di una cosa del genere? Guarda che Giulio ti vuole bene. Quello è un angelo. Quello ogni volta che passi ti guarda le gambe. L'angelo. Ma che stai a te? E in ogni caso io a casa del vecchio non ci vengo, vabbè? Shh. Siamo... proprio necessario questo pranzo a casa di tua madre. Perché ti vergogni? Guarda che mica ci dobbiamo nascondere. E poi Andrea, io quando sono felice vorrei raccontarlo a tutti. Dura così poco. Sei ottimista, eh? No, scusa, hai ragione. Anche finora ho preso tante di quelle bastonate. Vabbè, ma non ne voglio parlare adesso. Senti, piuttosto, forse è meglio se non lo diciamo a mia madre che sei un poliziotto, per adesso. Pure? E perché? Poi te lo spiego. Perché? No, te lo spiego dopo, dai. Guarda che io Vittorio la conosco da 30 anni. Se dice una cosa del genere vuol dire che qualcosa la sa. E come fa a saperlo? Partecipa ai consigli di amministrazione o parla direttamente col sindaco? Ma che cosa c'entra? L'avrà sentito dire in giro. Quella esce tutte le sere. E se c'è gente che dice che hai dato dei soldi a Venturiello? Io non ho pagato nessuno, va bene? E non me ne frega un cazzo di quello che dice Vittoria. Senti, Sandro, tu mi fai cadere le braccia. Io non so come mi devo comportare. Vittoria, Eleonora, una massa di stronze. Non usare questo lessico con me. Guarda, meno male che me ne vado, non li reggo più. Tu prendi senza zucchero? Da sempre. Un caffè si può avere o no? Corona, glielo porti tu, per favore. Grazie. Senti, ma tu lo conosci il proprietario del circo del tennis? Ballarin? Mm-hmm. Boh, l'ho visto una volta, ma è un tipo un po' così. Così come? Non lo so, ignorante. Ma perché? No, niente, perché il figlio mi viene dietro. Comunque sono pieni di soldi. Fanno quei biscottini al farro, quelli con le faccine. Ma dai, quelli che ci mangiavamo da piccoli. Ma io veramente li mangio ancora adesso. Sì? Ciao, sono Gaia. Oh, ciao. Senti, puoi aspettare un attimo? Ok, sì. Eccomi. Senti, ti volevo chiedere un favore. Ci possiamo vedere oggi? Va bene, quando? Tipo, non lo so, verso le 8. A casa mia, se per te va bene. Via Pavario 23. Va benissimo. Grazie. Allora dopo. Ok, un bacio. Ciao. Sei mai stato in India tu? No. No? No, peccato, peccato. Io 3 volte ci sono stata. Paese pazzesco, pazzesco. Ti cambia completamente la vita, guarda. Molto più dell'America. In America c'è stato, no? No, purtroppo neanche in America. Non viaggio molto. Male? Malissimo. Bisogna viaggiare. Ma tu una cosa, ma... vabbè che sei giovane e lavori da poco, ma se lavori per le ferrovie dello Stato un po' ti sarei mosso, no? Eh certo, perché uno adesso in America ci va col treno. Ma hanno detto, madre c'ha ragione. Diciamo che mi è sempre mancata la compagnia, ecco. No, sentite, prego, sta cosa non si può sentire. Cioè, non mi dica, l'età tua tu hai il problema della compagnia. Pensa che una volta sono partita da sola, sono tornata con questo in panza. Ti ricordi, amore? Vagamente. Basta. Senti, mamma, perché... perché non vai di là a prendere il dolce che ha portato Andrea? Perché non ci vede? Perché se vado io, magari prendo i piattini che a te piacciono tanto e li rompo, per esempio. Quali piattini, Enzo? Che mi frega dei piattini? Vabbè.
Capito? Vado. Non mangi, eh? No. Grazie. Che volete? Un caffè o un orzetto? Caffè. Tu? Caffè. Quindi due caffè? Sì, grazie. Mamma, ci vediamo di là a prendere la luce. Vado. Grazie. Senti, mi dispiace, te l'avevo detto che era un po' strano. Dai, magari dopo usciamo e ci mangiamo un panino. Ma no, no, tranquillo, non c'ho fame. Sta storia della ferrovia però non è stata una bella idea. No, ma tu, fidati, l'importante è che non sappia che sei un poliziotto. La conosco, della ferrovia si è già scordata. Una volta stavo su un vagone letto, no? Sentite questa storia. Stavo andando a Parigi. Sì, a Parigi, perché c'avevo la coincidenza con Nuova Delhi. Allora, a un certo punto, chiedo un tè. Intanto ci mettono tipo un'ora e mezzo a riportarlo. Poi quando arriva, chiaramente, gelato, morto, ghiacciato, un cadavere, si poteva guardare una ciofeca. Oh, non me volevano far pagare. Gli ho armato un casino, uno di quei casini, ma uno di quei casini, che a un certo punto chiamano il capotreno. Vabbè, ma mamma, non c'è bisogno che ci racconti tutta la storia, dai. Ma che vuoi? Fammi parlare. Che è? Non posso raccontare? Non la conosci, gliela racconto. Sto capotreno. Uno stronzetto in divisa che non ti dico che in Italia basta che gli metti una divisa addosso a uno se sentono tutti sto cazzo. Decide di farmi scendere dal treno e di chiamare la polizia. La polizia, quella dei treni, come si chiama? La Polfer. La Polfer, quella là. Arrivano questi, mi pigliano e mi portano al posto di polizia. Ma non è che me ci portano, me ci portano proprio dei peso, come una delinquente. Insomma, morale della favola. Tra una cosa e un'altra, non mi hanno fatto perdere il treno, la coincidenza? Mamma, mangia il dolce che te sei fredda. Sì, ha finito, aspetta. 8 anni sono stata in causa per sta stronzata che è Ferrovie dello Stato. 8! Avevo pure persa. Famoso processo breve. Non so se ti sei accorto che mia madre non ama particolarmente i poliziotti. Sì, me ne sono accorto. Ma sai qual è il fatto? Io ci devo avere proprio un problema con l'autorità costituita. Ma un problema serio, eh. Cioè, a me basta, non lo so, che mi fai vedere una divisa. Oh, a me mi parte la brocca. Mi fatta la brocca, non ci posso fare niente, mi fa proprio il sangue alla testa, me va. L'hai visto il film Fragole e Sangue? Come? Il film Fragole e Sangue. Filmaccio che mamma avrà visto una 60ina di volte. No, che filmaccio? Sempre meno volte di quante tu hai visto Brokeback Mountain, amore mio. Sì, vabbè, ma non c'è paragone, quello è un capolavoro. Vabbè. Tu l'hai visto, spero. Ha visto, ha visto. Sì, l'ho visto. Ha visto. Allora io. Mangia il dolce, no? Che fai? Ne mangi proprio quello? No, no, lo mangio. Mangio, mangio. Abdu, è perfetto. Basta che ci metti la data e è a posto. Tiè. Grazie. Vieni. Ciao, grazie. Ciao, ciao, bello, ciao. Ciao. Oh. Allora? Come ti sembra? Chi? Ma come chi? Andrea. Ah. Carino. Vedi? Carino. Bel ragazzotto. Pontaciturno, insomma. Te credo, mamma, parli sempre te. Comunque sempre meglio di quello che c'avevi prima, non si azzettava mai, eh. Vabbè, dai. Che voleva, Abdu? Ah no, niente, voleva che l'aiutasse a compiere un modulo. Te pareva? Gli manca sempre qualche cosa a quelli. No, Abdu è l'inquilino che mamma ha messo nell'appartamento che ha affittato. Sì, ma non sai quanto mi sono pentita di avergli affittato l'appartamento. Tu non puoi capire che mi hanno combinato là dentro. Un porcile. Roba che quando se ne andranno ci vorrà una cifra per rimettere al posto, non ci voglio manco pensare. Vabbè. Ragazzi, che facciamo? Ci facciamo prima i caffè e poi una bella fumatina oppure se spariamo subito una bella cannetta? Vabbè, Enzo, ho capito. Me l'avevi detto che era un po' all'antica, ma che dovevamo fare? Mica se volevamo schiaffare tutto il pomeriggio davanti alla televisione. No? Ecco, bravo. No, scusa, me la metti lì, per favore. Lì? Sì, grazie. Ecco. Pianissimo, ti prego. Piano. Attento al parcheggio. Sì. Ecco. Grazie. Bravo. Sei un angelo, grazie. E ti posso offrire qualcosa da bere? Mi sa che c'ho solo una birra, però. Allora prendo la birra. Ecco.
scusa, è che non mi fidavo di lasciarla ai trasportatori. Era di mia nonna. Hai fatto benissimo. Grazie. Allora? Ti piace la mia casetta? Sì, sì, è molto bella, molto grande, tutta bianca. Bello il bagno. Grazie. Ma le altre stanze dove stanno? Non ci sono altre stanze, è un loft. Ah, capito. Hai visto quanti negri di sotto? No, ma io non parlavo seriamente l'altro giorno, era... E tu che ci fai qua? Riparo l'impianto elettrico. Giulio voleva, no? E certo. E Giulio dove sta? Sta di là sul letto, dice che era stanco. È una faccia. Perché l'hanno dimesso? Potevi convincerlo a restare in ospedale ancora qualche giorno? Eh sì, certo, perché in ospedale stavano assenti a me. Speriamo bene. Avessi quella lampadina, per favore. Qui il Medioevo. Te li prese staccati, i fili scoperti. Senti, ho portato una derivazione della luce qua vicino al divano. E così almeno la sera possiamo leggere. Tanto... mi pare di aver capito che noi dormiamo qua, no? Guarda che ci ho già provato io e qui ci si sta benissimo. Ci hai ripensato, eh? No. Però se notte mi mettevi il muso. Guarda che all'ospedale gli hanno cambiato tutta la cura. È un po' complicata, però sta tutto scritto qui, tiè. Sì. Senti, sai che stavo pensando? Ma se la televisione gliela porto in camera sua, così se la vede direttamente a letto? Guarda, Franco, che forse non hai capito. Sta medicina è importante per Giulio. È un salvavita. Ho capito. Vabbè, deve prendere 15 gocce. Gliele dai tu? Gliele do io. 15. 15? Alla fine è stata male più o meno... un anno, dentro e fuori dalla clinica. Eppure per papà non è stata facile. Che gli voleva bene tanto. È la vita. Senti, però una cosa te la devo dire. Dimmi. Ho questi cuscini tigrati. Come ti è venuto in mente di comprarli? O quello che l'ho pagati. Ti piacciono? No. No. Anzi, con queste bestie nel letto non ci dormo. Sei offeso? No. Però domattina qua viene la donna. A
alle 7 ci butta giù dal letto. Mamma non fa niente, tanto mi devo svegliare presto. Però se vuoi dormire da solo non è un problema, dimmelo. Sì, forse è meglio. Ok. Altri 5 minuti e vado via. Gaia. Ma dove cazzo eri? Tutta la sera che ti chiamo. Perché? Che è successo? Hanno arrestato papà. Su c'è ancora la finanza. Cosa? Per la storia delle licenze. Oh, madonna mia. Cosa facciamo adesso? È una tragedia. Avete chiamato l'avvocato? Sì. È su con loro per la perquisizione. La perquisizione? Ma che siamo, dei criminali? Io gliel'avevo detto di non fidarsi. Sono tutti uguali, i politici. Bravi. Soddisfatti? Chissà quante prove avete trovato. Chi è lei, scusi? Io sono Gaia Leonardi e abito qui, se non le dispiace. Abbiamo fatto solo il nostro dovere, signorina. No, il vostro dovere dovrebbe essere quello di prendere i delinquenti veri. Invece vi accanite con la gente per bene. Magari perché uno ha avuto successo e volete fargliela pagare. Lo scatolone pesa. Con permesso. Buonanotte. È meglio la televisione qui, no? Così la guardiamo tutti insieme. Ma non sei stanco? Anche io, ho dormito tutto il giorno. Mi sa che stanotte la passo in bianco. Vabbè, allora io intanto devo andare a preparare le gocce. Fanno sempre le stesse cose, eh? Da noi? Scusa, eh? Prego. Oh, ma quante gliene stai a mettere? 30, no? Ma allora fai apposta? Beh, pure se fosse, magari vi sonno prima. Dai. Ecco, Giulia. Grazie. Così. Questi hanno proprio un saporaccio. Ti dispiace? Ragazzi, quando volete me ne vado, eh? Che stavo a dire lui che si devo svegliare presto. Sì, no, ci avete ragione. Guardo le previsioni del tempo e vado. Piove sempre, oh. Ciao. Ciao, dove sei? Sono per strada, sto andando a dare ripetizioni a due ragazzini che hanno la maturità. Ripetizioni di che? Di greco e latino. Ah, quindi saprai come si dice ti amo in greco? Filosè. Non mi piace. Beh, in greco moderno si dice sagapò. Ma sagapò è pure peggio. Vabbè, dai, appena ti vedo vorrà dire che te lo dirò in italiano. Ok, ciao scemo. Andrea, ti vuole le Montini. Grazie. Avanti. Posso? Scusi, di che si tratta? È la denuncia del condominio per un appartamento affittato a un gruppo di extracomunitari. Ma non credo che siano pericolosi. La Digos ha già controllato, ma al massimo spacciano un po' di fumo. Se vuole me ne occupo io, tanto sono di zona. Bene, così diamo soddisfazione anche all'amministratore. Vuole che controllo anche il proprietario? No, no, quello ci pensa la finanza. L'amministratore dice che affittano in nero. Comunque tu dai un'occhiatina, eh. Guarda quanti sono, cosa fanno. Beh, sempre arabi sono.
Come va? Bene. Tex che dice? Sta bene, pure lui. Meno male. E con Giulio? Tutto a posto? Sì. L'ho lasciato che prendeva il tram. Certo, i dottori capiscono un cazzo, comunque. Sembra che doveva morire, a me mi pare che sta meglio di prima. Ma scusa, se vede che gli faremo bene noi, eh? Soprattutto tu. Che idea del cazzo! La casa sottoterra. È un loft, più di 100 metri quadri, l'ho pagato una miseria. Certo, ma nella casba, però. Hai chiamato l'avvocato? Sì, gli daranno i domiciliari, ma fino a venerdì resta dentro. No! Vaffanculo! Però anche papà è cretino, eh? Ma lo sapeva che dovete starla a te? Aspetta, sei arrivato madre? No, adesso non arrivo, tranquillo. No, dai, ti prego, non ce la faccio. Vabbè, una birra? No. Voglio stare solo con te. Però in santa pace. Che bella scoperta, anch'io. Però tu c'hai una casa in caserma. E la mia è affittata perché mia madre non ha satanato i soldi. Perciò... I soldi servono a tutti. Sì, ma lei è avida. E poi sotto sotto non vuole che vada a vivere da solo, questa è la verità. Sai come sono stufo, Andrea? Sai che vorrei fare? Se potessi vorrei vendere il mio appartamento e comprarne un altro a 100.000 km di distanza da qua. E io poi come faccio? Scemo, sai quanto ci metti a trovare un altro? Ma è normale che tu abbia un collega fisso? Cioè, sempre lo stesso tutti i giorni? Sì, è normale. Perché? Ma te lo scegli te o te lo assegno? Tieni. Stai zitto, scemo. Ma gli arabi stanno in casa? No, la mattina no. Ma se richiavi? Non so se è il caso, però. Sempre meglio che farli in spiaggia. Avevo detto che non era il massimo. Ma sei sicuro che non torna nessuno? No, sono in spiaggia a lavorare adesso. Va bene. Vieni spesso qui? Perché? Che vorresti dire? Beh, ti ci fai addirittura la doccia. Te la fai anche se c'è Abdu? No, è che mia madre è capace di tenere il bagno occupato anche per 2 ore di seguito e allora ogni tanto ne approfitto. Senti, ma il fumo a tua madre glielo danno loro? Sì, mia madre. E quando si fida? E poi io, ma chi è un interrogatorio? No, no. Ah. È che non ti vogliono gli impicci. Guarda, mia madre è una cosa e io sono un'altra. Tranquillo.
aiutami a mettere questo. Bravo il mio poliziotto. Oggi mica le fanno più come queste, sa? Preziosa. Te la lascio quando muoio. Ecco, Giulio, ammazza che pensieri brutti che c'hai, eh? Bravo! Ci hai messo lo spicchietto d'aglio? Certo che ci ho messo. Non lo vedo. Non lo vedi perché ho tritato fino fino? No, no, l'aglio lo devi tenere intero, in camicia, lo schiacci e lo butti là. Vabbè, è uguale. Ma l'aglio è un profumo. Profumo? È un odore. Pieno di fotografi. È da stamattina che sono lì. Sì, mia madre gli ha pure tirato una secchiata d'acqua. Telefono! Aspetta! Non so, doveva già essere arrivato. Avevano detto alle 9:30. Che poi adesso comincerà il delirio. Sì, perché lui non è abituato a stare a casa, mamma gli darà il tormento. Fai questo, fai quello, chiama l'avvocato. Voglio andare via. Mi vuoi dare il telefono? Sto parlando. Chiama col cellulare. Forse non hai capito, mi hanno bloccato il conto. Come cazzo la pago la ricarica? Scusa un attimo. Grazie. Prego. Sì, è mio fratello. Sì, hanno bloccato il bancomat. No, a me no, per fortuna. Però mi hanno sequestrato la casa. È arrivato, scusa, devo lasciare. Ciao. È arrivato! Ci fanno le foto. Cosa ci dice? Dai, forza dentro. Mamma, su, mamma. Mamma, dai. Mamma. Vai via! Andatevi, lasciateci in pace! Via! Vino, ma chi l'ha comprato, voglio sapere? Non lo so, avrà comprato Giulio. L'ha comprato Giulio, ma non hai sentito che ha detto il dottore? Ha detto che non deve assolutamente bere. Buonasera. Tornare in quell'inferno mi fa stare malissimo. Perché non te ne vieni a stare un po' da me? Dai, almeno in questo periodo staresti un po' più tranquilla. No, starei peggio. Sembrerebbe di tradirli. Non posso lasciarli proprio adesso. Il fratello è completamente cretino. Mia madre è andata fuori di testa. Magari domani si potrebbe fare un po' prima. Stavamo già dormendo. Non si prendono appuntamenti. Buonanotte. Buonanotte. Vabbè, tu pensaci. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. È successo qualcosa? No, assolutamente no. Solo un controllo di routine. Tutto in regola. È mezzanotte passata. Mi sembra questa l'ora di venire a casa della gente. Beh, che c'è di strano? Stiamo facendo gli straordinari. Lei invece è andata a divertirsi. Come si permette, scusi? Mi permetto, perché penso alla gente che è andata ad abitare nelle case costruite con la sabbia da suo padre. Ed è finita in mezzo alla strada, col mutuo sulle spalle. Non è vero. Lei è un bugiardo. Buonasera, signorina. Mio padre è una persona onesta. Ma che succede? Scusa. Non farebbe mai una cosa del genere. Che cosa è successo? Oh. Sì. Che c'è? Vengono a fare controlli anche di notte. Non ce la faccio più. Comunque qua non ti ci lascio. Domani vieni a stare da me, ok? Vai. Ah, ce la fai? Sì. Posa là. Le odio queste valigie. Posso prendere qualcosa di fresco da bere?
Sì, sì, c'è del succo, credo. E anche della coca. Tu la vuoi? No, no, acqua. Ne portate di cose? Ti sei già pentito? No, 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 sono contentissimo. Sì, sì. Tieni. Grazie. Senti. Ti prometto che sarò buonissima. Rispetterò i tuoi orari, i tuoi spazi, farò tutto quello che vuoi. Tutto, tutto. Tutto, tutto. Sei stato veloce. Sono stato fortunato. Bene, mi sembra tutto a posto. Comunque, noi non molliamo, ogni tanto un'occhiatina. Lei crede che sia proprio necessario? No, è che mi conoscono in zona. Magari sarebbe meglio mandare qualcun altro, se serve. È una parola. Adesso Silvestri se ne va, trasferito. A proposito, ma lui lascia la casa, tu non ne cercavi una? Sì, grazie. Ci parlo, ma sa se è immobiliata? Sì, costa anche poco. Pronto? Facendo una ricerca. Grazie, scusate. Ma non si può così, però. Sta zitto e ricomincia, dai. Scusate ancora, no, ho preso il volume sbagliato, mi serviva la lettera T. Sto cercando Tora Tora Tora, è stata una battaglia. Ora a quest'ora deve cercare lui, eh? Non si può così, eh? Ma scusa, che deve fare, Poraccio? Che deve fare? Deve stare in camera sua, ecco che deve fare. T'ha pure visto nuda. Come nuda, come al mare. Vabbè, a me mi è passata una cosa, dai. E mettete a dormire. Gaia! Gaia! Che c'è? Mi sto pisciando sotto. Prego, milord. Ma che accendi il fuoco a quest'ora? Ma in caso ti fossi scordato, stamattina ho un'udienza in tribunale. E l'imputato è come dire mio padre. Devi proprio lavarti i capelli. Non me li sono lavati, mi si sono bagnati facendo la doccia. Il tuo bagno è peggio di un frigorifero. Tardissimo. Proprio tardi. Che ore sono? Che ore sono? Le 7. Oddio, le 7. Ma dov'è la mia roba? Primo cassetto. Qua c'è solo roba tua. Perché la cameriera deve decidere dove mettere i miei vestiti? Perché tu un giorno li lasci sul letto, un giorno per terra, un giorno nel lavandino. Beh, sai, non avendo un armadio, guarda. Scusami, ho solo quello. Senti, Stefano, oggi mio padre rischia di tornare in carcere. Sono esaurita, sono stanca, ho paura. Possiamo non discutere, eh? Gaia, so ai 7. C'ho voglia di discutere manco io. E poi basta, basta, piantala con sta storia di tuo padre. Se ha sbagliato, paga, come tutti. Senti, scusa, quanto ti devo? Niente, già fatto, grazie. Ho fatto senza dire niente, altrimenti scommetto che non avrebbe accettato. Mi riconosce?
E come, non la riconosco? Come mai da ste parti? Il lavoro, ogni tanto è piacevole. Beh, meno male, no? Ad esempio offrire la colazione mi ha fatto piacere. Però non doveva, perché mi ha messo un po' in imbarazzo. Le va di fare due chiacchiere? Chiaramente meglio di no, perché... Perché? Franco se la prende a male. Beh, sicuramente non gli farebbe piacere. Un tempo i vecchi li scippava e li menava pure. E mo si è messo a fare il badante. Era ragazzino e già stava in galera. Questo non gliel'ha raccontato, vero? Lo ha denunciato pure il padre, che all'epoca aveva più di 70 anni, per percosse. Senta, ma perché lei ce l'ha tanto con Franco? Che gli ha fatto? Io non sopporto che a quelli come lui gli va sempre bene. Adesso si è trovato pure una ragazza come te che gli dà retta. Ma tanto lui ci ricasca, bella mia, ci puoi giurare. Senta, io ho davvero fretta, devo andare a lavorare. Io l'ho avvertita. Vieni un po' con me. Che vuoi? Va! Se vuoi sapere che è sto casino, eh? Quale casino? Quale casino? C'è una confezione da 20 stamattina, ce l'ho messa io, che fine ha fatto? Sono cascate le pasticche dentro l'acqua, l'ho buttate. E le gocce? Ce ne erano due, adesso questa è mezza volta. Ma mo che vuoi da me? Che c'è? E che c'è? Cioè che sei disordinato! E invece è che sono disordinato! E stai zitto, abbassa la voce, perché io a casa con Giulia, a te da solo, non te ce lascio più! Oh, ma che te sei messa in testa? E sta fermo! C'è paura che voglio ammazzare? Eh? Ecco perché ste frasette, sti sguardi... Ma no, ma non è vero. Ah, non è vero? E come se è vero, solo che non c'è manco il coraggio di dimmelo in faccia. Allora ti dico una cosa, dentro sta cazzo di casa ci sei voluta venire tu a abitare, no io. Ma non vedi l'ora che muore, solo che ti vergogni pure a pensarlo. Ma vaffanculo, va. Una cretina. Quel poliziotto mi ha raccontato tutte quelle brutte cose e io ci sono cascata. Poi mi ha detto quella cosa terribile, che hai messo le mani addosso a tuo padre, cioè aveva 70 anni. 70 anni? Ce n'aveva 50 e io manco 15, era ancora un ragazzino. Questo però Giordano non t'ha detto. E dai, scusa, lo so che è una cosa tremenda. Stronzo. Quello ce l'ha come solo perché una volta io ho risposto male. E comunque il motivo è che te se vuole scopà. No, questo non lo puoi dire. Quello ce l'ha con te, non ce l'ha mica con me. Poveraccio frustrato. Dice rode solo perché non gli ho mai dato soddisfazione. No, guarda, il motivo vero è che è colpa mia, ci sono cascata io. Sì, vabbè, piantano. Però Virma ha detto devi fidare di me. Ma io mi fido, ma te pare? Amo, però tu devi essere più preciso. Soprattutto che le gocce. Tu che ci fai qua? Mi manda Gaia. Per cosa? Per prendere le sue cose. Alla camera da letto? Di qua? Sì. Vabbè. Ma torna a stare da voi? Per forza. La settimana prossima metterò l'asse al suo appartamento. Mi spiace. Papà, sono io.
Sì, tuo figlio, sì. Che fai? Ho capito. Senti, devo chiederti una cosa. Ti ricordi di Sandro Leonardi? Sì, sì, l'hanno messo ai domiciliari e... Vabbè, che c'entra? Che c'entra? Sembra che stavolta l'hanno messo in mezzo. Boh, non lo so, non lo so. Ascolta, si tratta di una cosa importante. Guarda, mi prenderei per pazzo, però... Però ci tengo troppo. No, ma guarda, te lo scordi. Ieri l'hai tenuta tutto il giorno fino alle 7. E allora? Dovevo andare dal commercialista io, mica a fare shopping. Senti, oggi tocca a me, ci vado dove cazzo mi pare. Ma sentila, una ragazzina di 10 anni proprio. Comunque, 20 euro di benzina ci sono e 20 Pronto? Me lasci, eh? Sì, chi parla? Un momento. E per te? Sbrigati, io sto aspettando una telefonata. Sì. Pronto? Ciao. No. No, non mi disturbi per niente, che fai? No. Guarda che il materiale che è tutto aumentato, non è che mi sto inventando niente io, eh. Troppo? È aumentato troppo? Abdu, io ste cose le faccio per divertimento, ma non è che ce posso rimettere, eh. Troppo? Tu sei esagerata. Aumenta i prezzi pure te! Non posso! Questo è un bello volontario. Ma che te devo dire? Cambia merce, mettete a spacciare, che ne so. Oddio, vieni dai, diamogli la mano, vieni. Vieni, entra. Auguri! Tanti auguri! Troppo, ragazzi, grazie. Auguri, amore. Non dovevate. Buon compleanno, Andrea. Grazie. Auguri. Andiamo, su. Sì. Mangia subito. Allora, Andrea, buone notizie per te stasera. Non ho cucinato io, ho cucinato Abdu. Vieni qui, qui, qui. Vai, di là. Qui io. Mo, voglio proprio vedere se mangi stasera, eh. Ma l'altra volta mi è piaciuto il questo. Sì, bugiardo. È vero. Comunque, ragazzi, lui è Andrea. Chris. Willy. Andrea, piacere. Vedo maniche alla matriciana. Oh, dai, che stasera si mangia davvero. Dunque, a me no. Solo tre. No, no. Dalla a loro che devono crescere. Qua, qua, tu, porta qua, porta qua. E quindi perché mi hai chiamato? Non ho capito. Perché non lo so. Non lo sai? No. Mi mancavi e basta. Anche tu mi sei mancato. Vero? Sì. Beh, la tua donna delle pulizie sarà felice che non ci sono più. Beh, dai, su. Senti. Ti ho portato una cosa. Cosa? Cos'è? Apri. Che sei matto? Sì. Beh, dai, un'asta la so vincere anche io, no? Tantissimo, grazie. Ma stasera c'ero anch'io una sorpresa per te.
Ah sì? Sì. E di che si tratta? Dimmi, ma ti prego. Piantala, che ci sono gli altri. E capirai. Dai, scusa, sono serio. Dimmi. Forse ho trovato una casa in affitto. Veramente? Sì. Un collega si trasferisce e me la passa. E mi ci porti? Certo che te ci porto, l'ho presa per te. Sono 700 euro al mese ed è pure ammobiliata. Ammobiliata? Sì. Però si possono fare un po' di cambiamenti, perché ho delle cose bellissime che possiamo portare. Si possono fare i cambiamenti, ma stai correndo troppo. Ok. Silvestri si trasferisce tra un mese. E ce la lascia. Ok. Alla casa? Alla casa? Quanto sei bella. Lo sai che l'ho buttata via le bestie? Che? I cuscini. Che stupido, guarda che scherzavo. Ah no, alla fine non piacevano più manco a me, quindi. Senti, devo dire una cosa. Vai. Mi hai fatto una sorpresa stupenda. Forse anche troppo. E stasera sono stata, insomma, l'hai visto. Però non corriamo. Che vuol dire? Che magari tra un po' di tempo sì, però adesso prendiamoci i nostri spazi. Ok. Va bene. Allora io andrei. Ok. Tu non vieni? No, dai, fammi restare un altro po'. Tanto c'è la macchina. Va bene. Buonanotte. Buonanotte. Grazie, amore mio. Giulio! Oh, Wim! Non lavori oggi, fai sciopero. E sono andato a fare un po' di spesa. No. E tu dove vai così elegante? Ma andavo. Ma dove vai? Faccio una bella passeggiata. Sei può? Non ti stanca però, eh? Ciao! Ma dai, fermo, se torna Giulio che fai? Giulio, Giulio ha preso il 19, arriva fino a Piazza Risorgimento, una passeggiata lunga, lunga, lunga. No, no, sul letto di Giulio no. Come no? Guarda quanto è grosso, non quando ti recapita. Stefano. E che sto a fare? Mi sto vestendo? Non ti vergogni di me. Ma lasciami. Senti, la camera è bella, però domani la carta da parati va via, eh? Perché scusa, a me mi ricorda tanto casa di mia madre. Sì, a me mi mette un'ansia. Cavolo, lo sapevo, la biblioteca è tardi. Pronto?
Ma dove è successo? Ma Giulio? Ma... Sì, veniamo subito. Che è successo? È morto. Ma come è morto? Ma... Oh! Oh, come stai? Va un po' meglio. Ha fatto prendere un colpo. Mamma mia, che disgrazia. Quanto mi dispiace, stava così bene, stava. Senti, è bene. Non lo so, prepariamo, se andiamo là, non so che dire. Vabbè. Aspetta un attimo, Franco. Ti devo dire una cosa. Che mi dici? Sono incinta. Come? Ma che stai a dire? Ma che veramente? Ma veramente. Ero venuta su per dirtelo, però poi dopo... Vabbè, ma che... Ma che mi dici così? Non mi devo dire. Sono stato bene ieri sera a casa tua. Siete stati tutti carini. Però è l'ultima volta che ci vengo. Perché? Perché mi sono sentito un verme. Come sei esagerato questa storia, Andrea, dai. Glielo dico a mia madre, tranquillo. Non è solo per tua madre. È pure per Abdu e per tutti i suoi amici. Sono così delle brave persone, invece io sono andato a sospettare chissà che. Cioè? Ora che è tutto chiarito te lo posso dire. Mi avevano incaricato di indagare, di dare una guardata a casa loro per vedere se avevano nascosto armi o droga. No, ma era aspetta, aspetta, Andrea. Ma che stai a dire? Che vuol dire dare una guardata? L'ho fatto quando siamo andati da loro. È per questo che mi hai chiesto di andare là? Sì. Sì, ma l'ho fatto per il tuo bene. Sul tavolo del commissario c'era un fascicolo intestato a nome tuo e riguardava l'appartamento in affitto. Perché non me l'hai detto? Perché? Che cazzo ti credevi che ero coinvolto in qualcosa? Ma no. E allora? Volevo chiudere la cosa senza farti preoccupare. Infatti, adesso che la cosa è chiusa, te l'ho detto. È tutto qui. È tutto qui. Ma certo. Sai che penso io invece? Penso che mi hai rimorchiato soltanto per entrare a casa mia. Ecco quello che penso. Sì, certo. Tieni. Allora non ti avrei detto che era un agente, no? Enzo, ti prego, aspetta. Lasciami. Ho scoperto dopo che c'era una denuncia del condominio. Perché non mi hai detto la verità? Lo sai le fregature che ho preso, Andrea? Te l'ho raccontato, te l'ho detto mille volte. Niente, io soltanto degli stronzi e bugiardi incontro. Senti, non lo so, forse c'hai ragione te, ma io mi ero spaventato. Non so che cosa avrei fatto se avessi trovato qualcosa in quella casa. Che avresti fatto? Non lo so, forse avrei parlato con tua madre, non lo so. Con mia madre? Sì. Ma l'ho fatto per proteggerti. Ti prego, mi devi credere. Tu mi hai preso veramente per un imbecille a me. La prossima volta fatti dare un mandato di perquisizione invece di scoparti il padrone di casa. Ti prego, non fare il bambino, dai! Senti, Andrea, c'è la fermata dell'autobus lì. Prendilo e vattene a fanculo.
Pure sordo l'ho fatto. Che è successo? Hai litigato con quello? Ferroviere? T'ha lasciato? E dai, su, di qualcosa. E sfogati. E c'è la fortuna che c'è la madre con cui vuoi parlare, parla, no? Che poi non è che mi piaceva tanto quello là, eh. Non lo so. Abbiamo fatto una festa apposta per lui, se ne stava là con tanto di muso. Non era simpatico. Dai, Enzino, non sai quello che si dice dei ferrovieri, no? Che sono un po' come i marinai. Promesse di ferroviere, promesse di marinai. No, ma non era un ferroviere, manco un marinaio. Era un poliziotto, eh? Ma guarda, uno sbirro di merda. È venuto qui per intagliare su Abdu e su quelli che tu hai messo nel mio appartamento. Cioè, come un poliziotto? Uno dalla cosa, dalla Polfer, quello che ha detto lui. No, mamma, non Polfer, poliziotto, pubblica sicurezza. Un poliziotto! Non so proprio, ci stanno a sentire tutti. Cioè, fammi capire, scusa, un poliziotto? Cioè, tu sapevi che era un poliziotto e l'hai portato qua senza dirmi niente? Sì. Allora sei indeficiente, sei! Ma mi ha portato un poliziotto, non un bandito dentro casa! Ecco perché mi è arrivata l'ingiunzione dell'ufficio delle tasse. Ecco qua perché. E chi gliel'ha detto che affittavamo senza contratto? Guarda che poi gliel'ho detto chiunque del palazzo. Chiunque. Ma io so che è stato lui. Contenta? Capace pure che mi denuncia perché mi ha visto fumare una canna. Io lo sputtano, eh? Ah, no, io lo sputtano. Io domani vado al commissariato e gli racconto agli amici suo non solo che è frocio, ma che va pure a rimorchia in chiesa. Voglio vedere come se... Devi soltanto provare a fare una cosa del genere. Adesso, per favore, te lo chiedo. Per favore. Non ne voglio parlare più. Cioè, io non mi posso manco sfogammo? No! Ah, sì? E chi li paga tutti quei soldi di tasse arretrate? Li paghi tu, li paghi. Tu! Perché i soldi dell'affitto te li sei sempre presi tutti quanti tu! Dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia. Un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria. L'amore si odia, se fosse così facile. Fossi ancora innamorato di me, ed ogni petalo sai, si finge d'essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un battito di questa vita, per tutto quello che conta, se conta, sei come colla tra le dita. Vieni qua, io ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, inutile, non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole, il sentimento fragile. Grazie signora. Che devo dire? Che purtroppo non va bene. Arrivederci. Buongiorno. Basta che riduciate il cemento al minimo. Sarà un paradiso di verde, campi da tennis, mini golf. D'altra parte, la destinazione d'uso del terreno è vincolata. La diocesi è stata chiara. Certo. Chissà quanto saranno contenti i ragazzi del quartiere. Magari loro preferivano un campo di calcio. Ma uno glielo lasciamo, eh? Ah. Assolutamente. Tra l'altro mio padre nel progetto ha fatto prevedere anche la ristrutturazione della chiesa.
Ecco, su quello io sarei un po' più cauto, perché quando si comincia a ristrutturare non si sa mai dove si va a finire. Ho visto restauri che gridano vendetta. Il fatto è che lei non si fida di noi. Gaia ha portato qua gli ultimi progetti. Faglieli vedere. Ma adesso io non ho tempo a un matrimonio che non posso far aspettare dopo una messa solenne. Ne parliamo un'altra volta? Sì. Noi la prossima settimana cominciamo i lavori, allora. Sì. Va benissimo. E stia tranquillo. Tempo 3 mesi, qua è tutto finito. Non se ne accorge neppure. Mi fido di voi, eh. Grazie, padre. A presto. Arrivederci. Arrivederci. Tuo padre sarà contento. È andata bene con Don Mario, no? È andata benissimo. O comunque papà si è innamorato di te, eh. L'altro giorno mi ha fatto: da quando c'è lei, il lavoro procede a meraviglia. Quello lo dice per farti rabbia. È tardissimo, io devo scappare da mio fratello in tribunale. Va bene. Ci vediamo a casa. A casa tua o a casa mia? Boh. Ci sentiamo. Ok. Certo che tu sei proprio di compagnia, eh? Sempre zitto, sempre incazzato. Oh, ci avrai pure i problemi tuoi, ma allora io che devo dire? Prima stavo in un cesso di quartiere, ma almeno le cose erano movimentate. E adesso... Aspetta un attimo. Che? Aspettami qui. Ancora 5 minuti. Ah, vai, dobbiamo aspettare 5 minuti. Senti, dice che adesso che andiamo ci cantano una canzone. Ma che ti hanno chiesto i soldi? Che mi hanno chiesto i soldi? È una cosa, c'è il coro che fa le prove, è una cosa loro, del buon augurio, non l'hanno fatto loro. Sediamoci intanto noi, tanti posti ci stanno. Siamo 4. Ah. Ma siete. Ma insomma, è maschio o femmina? È maschio, è maschio. E come avete deciso di chiamarlo? E come lo dovevamo chiamare? Giulio. Perché proprio Giulio? È perché era una brava persona. Dai, andiamo a sederci. Tu? Che ci fai qui? Mi hanno trasferito da 4 mesi ormai. Niente, ho visto il pulmino del coro e allora ho pensato che magari c'eri anche tu. Come stai? Bene. Tu come stai? Oh. Bene. Finalmente vivo da solo. E tua madre? Lei si è consolata subito.
No, ha affittato la camera mia a due tunisini, figurati un po'. Enzo, vieni? Senti, t'ho cercato tanto, ma tu non mi hai mai dato modo di poterti spiegare. Lo so, lo so. Che faccio, t'aspetto? Enzo! Questo che fa? Sarà venuto a farci auguri. Carissimi Franco e Vilma, siete venuti nella casa del Signore davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e inesauribile. Ora Cristo vi rende partecipi dello stesso amore con cui Egli ha amato la sua Chiesa fino a dare se stesso per lei. Franco, vuoi accogliere Vilma come tua sposa nel Signore, promettendo di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita? Sì. Vilma, vuoi accogliere Franco come tuo sposo nel Signore, promettendo di essergli fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarlo e onorarlo tutti i giorni della tua vita? Sì. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Guardato l'umiltà nella sua serva.
specie.